Buonasera e benvenuti a questa edizione di Canale 2 Notizie. Cominciamo subito con la cronaca, in particolare con l'emergenza relativa al coronavirus. Questa mattina conferenza stampa del presidente della regione Nello Musumeci. Vediamo. Secondo l'unità nazionale di crisi, secondo il Consiglio dei Ministri, secondo l'Istituto Superiore della Sanità, la Sicilia in questo momento non può considerarsi una zona in emergenza. Questo ci consola, ci conforta, ma noi ci curiamo in salute e pensiamo sempre al peggio. Quindi lavoriamo adottando misure e precauzioni per affrontare eventuali situazioni di emergenza. Abbiamo chiesto al Governo nazionale di accentuare i controlli in arrivo dei passeggeri in arrivo in Sicilia, non soltanto negli aeroporti, ma anche nei porti, nello stretto di Messina e sui servizi di linea. Non è possibile che i controlli finora operati siano lacunosi, a giorni alterni e quindi assolutamente inefficaci. Non deve passare l'idea che in Sicilia chiunque possa entrare perché tanto lì non ci sono controlli. Per il resto ho disposto la sospensione delle lezioni nelle scuole di tutti gli ordini e gradi a Palermo e nella provincia di Palermo, perché vogliamo procedere a un'operazione di disinfestazione e ci sembra un fatto assolutamente utile e opportuno. In questo momento noi dobbiamo evitare di dare un messaggio che può far passare l'idea, soprattutto ai cittadini, che in Sicilia si sia in una zona gialla, come quelle in cui si sono sviluppati alcuni focolai, o peggio ancora come zona rossa, come quelle in cui sono nati alcuni focolai. Noi stiamo rispettando, come tutte le regioni italiane, in maniera pedissequa le indicazioni che vengono dal Comitato Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità. La realtà palermitana, la città, la provincia che vivono una straordinaria condizione di attrattività internazionale che vogliamo mantenere e sviluppare, manda un segnale positivo di cura e attenzione per la salute di tutti. E vediamo adesso alcune disposizioni obbligatorie che riguardano il coronavirus che sono state disposte dal governo regionale guidato da Nello Musumeci. In pratica c'è l'obbligo per chi ritorna dalle zone rosse, dove insomma ci sono i focolai, quei comuni della Lombardia e del Veneto dove ci sono i focolai, c'è l'obbligo di avvertire subito l'autorità sanitaria, mentre per chi proviene dagli altri comuni, delle regioni dove c'è più il pericolo, cioè Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto, deve subito avvertire il medico di famiglia. Queste sono disposizioni assolutamente obbligatorie che sono state decise appunto dal governo regionale. Ma vediamo invece come ci si deve comportare nella vita di tutti i giorni con un tutorial che è stato diffuso dal Ministero della Salute con protagonista Amadeus. Amici, ciao a tutti da Amadeus. Ovviamente tutti noi abbiamo la massima attenzione a qualsiasi notizia che riguardi il coronavirus. Allora è fondamentale osservare insieme alcune semplicissime regole, come quello di lavarsi le mani spesso, non toccarsi mai gli occhi, naso e bocca con le mani. E se dobbiamo starnutire e non abbiamo un fazzoletto monouso, facciamolo sulla piega del gomito. E altre regole molto semplici che trovate sul sito del Ministero della Salute. Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo. E risultato negativo il tampone faringeo effettuato alle due sorelle di Mazara, che l'altro ieri sera erano state trasportate dall'ambulanza del 118 all'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Le due donne presentavano sintomi influenzali e così è stata attivata la procedura per sospetto coronavirus. I risultati dei due tamponi sono arrivati nel tardo pomeriggio di ieri dal Policlinico di Palermo e a confermarli è stato lo stesso dirigente generale dell'ASP Trapani, Fabio Damiani. Qualche ora prima invece era arrivata l'altra notizia del risultato negativo per le altre due persone che sempre nel pomeriggio dell'altro ieri erano stati trasportati presso l'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Le due donne che sono state ricoverate presso il reparto di animazione di Castelvetrano verranno dimesse nei prossimi giorni, quindi notizie positive.
Invece a Palermo altri due casi di coronavirus, dopo quello della turista bergamasca che è ricoverata al cervello, sono stati registrati attraverso il tampone che è stato eseguito all'Istituto di Igiene del Policlinico. I due nuovi casi riguardano il marito della turista bergamasca ricoverata all'ospedale Cervello e un'altra persona che comunque faceva parte del gruppo dei 28 turisti arrivati 6 giorni fa a Palermo. Anche i due nuovi tamponi sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la conferma. E per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, ci sono anche le dichiarazioni del sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo. Coronavirus, il sindaco Alberto Di Girolamo. Niente allarmismi, ma molta attenzione a determinate norme igieniche. L'arrivo del coronavirus, infatti, in Sicilia ha ancor più accentuato la preoccupazione nella popolazione. Su questa importante tematica è intervenuto il sindaco Di Girolamo che, oltre ad essere per legge il capo della sanità locale, è anche un medico. Desidero rivolgere un appello ai marsalesi affinché non si facciano prendere dal panico. Nella nostra città, al momento, tutto è nella normalità, tant'è che oggi sia le scuole che gli uffici sono rimasti regolarmente aperti. Adeguiamoci alle disposizioni degli esperti e alle direttive che vengono emanate dal governo e dalla regione. E passiamo adesso alla cronaca. Continuano i controlli nel settore edile svolti in collaborazione tra i reparti dei carabinieri e il nucleo ispettorato del lavoro di Trapani al fine di contrastare il fenomeno del lavoro nero e tutelare la salute dei lavoratori. All'esito degli accessi ispettivi effettuati presso numerosi cantieri edili nei comuni di San Vito Lo Capo e Campobello di Mazara, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà 5 imprenditori. Nel corso degli accertamenti sono emerse gravi violazioni delle vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro irregolare. Infatti, i legali rappresentanti dei feriti sono stati ritenuti responsabili di non aver recintato l'accesso ai cantieri, predisposto con opportuni parapetti i lati prospicienti il vuoto, avviato a visita medica ai dipendenti non regolarmente assunti, fornito ai lavoratori un'adeguata formazione e informazione sui rischi connessi all'attività, consegnato ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale, munito i punteggi metallici di robusti parapetti e tavole fermapiede e fissato correttamente i tavolati piani di calpestio e non avere rimosso materiale e attrezzature non occorrenti dal piano di calpestio dei ponteggi. Inoltre sono stati individuati complessivamente 7 lavoratori italiani in nero su 16 presenti. Per tali motivi, oltre ad aver proceduto alla denuncia dei legali responsabili dei cantieri oggetto di controllo, i carabinieri hanno adottato 5 provvedimenti di sospensione di attività imprenditoriale, comminando ammende pari a 28.973 euro e contestato sanzioni amministrative per complessivi 42.400 euro. E a Tribunale di Marsala si è chiusa la causa dell'ex consigliere comunale dei Verdi di Marsala, Giuseppe Patrick Basile. Si è conclusa lunedì 24 febbraio presso il Tribunale di Marsala, giudice monocratico dottor Vivona, la causa che vedeva imputato il signor Giuseppe Patrick Basile, ex consigliere comunale dei Verdi, per inosservanza degli obblighi di assistenza verso la propria convivente. I fatti risalgono al periodo febbraio-aprile 2016, allorquando la signora Francesca Norrito decide di comunicare all'autorità giudiziaria fatte circostanze che riguardano lo status della propria convivenza con il Basile. La Norrito infatti raccontava che il Basile, che circa 3 anni prima le aveva promesso fedeltà ed amore, medio tempore realizzava un'altra relazione con una giovane marsalese che aveva avuto modo di conoscere e frequentare nell'espletamento della sua attività lavorativa. Si arrivava così allo scioglimento della convivenza, anche se nel frattempo la Norrito portava alla luce 2 bambini figli del Basile. Da questo ultimo momento, e siamo appunto nel 2016, l'atteggiamento del Basile, riferisce la Norrito, verso di lei si faceva sempre più distaccato, infarcito di vessazioni non che della mancata corresponsione dell'assegno per il concorso al mantenimento della compagna, facendole mancare i mezzi di sussistenza. Soltanto per l'intervento dei familiari della Norrito, quest'ultima ha potuto pianificare i debiti con i fornitori, per esempio di energia elettrica, e disporre di beni di prima necessità acquistati per disponibilità dei propri genitori, che hanno consentito a quest'ultima di poter vivere
ed allevare serenamente due bambini. Il giudice, con la sentenza di lunedì, ha ritenuto non sufficienti le prove in ordine al primo capo di imputazione, minacce, assolvendolo da questa accusa, mentre lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, pena sospesa oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede per il reato di inosservanza degli obblighi di assistenza familiare, contestazione di cui al capo B del decreto di citazione. Il Basile era assistito dall'avvocato Salvatore Bilardello, mentre la signora Nonrito, costituitasi parte civile, era assistita dagli avvocati Laura e Salvatore Herrera. E oggi il Consiglio Comunale di Marsala si riunirà, tornerà a riunirsi in seduta di prosecuzione con inizio alle 16.30. Si tratta del Consiglio Comunale già convocato il 21 febbraio scorso per la trattazione degli argomenti già posti all'ordine del giorno. Il consigliere comunale Ivan Gerardi, in merito al caso di coronavirus, chiede all'amministrazione comunale di procedere ad una disinfestazione e sanificazione di tutto il territorio comunale, considerando che il coronavirus sta creando allarmismi e preoccupazioni circa le patologie e le potenziali ripercussioni nella salute pubblica. Chiede quindi la pulizia straordinaria di tutti i mezzi dediti al trasporto pubblico locale con prodotti specifici, la definizione di un protocollo di sanificazione giornaliera dei mezzi pubblici comunali, il rafforzamento del servizio di sanificazione delle strade e di tutte le sedi comunali. E si riunisce oggi anche il Consiglio Comunale di Mazara, convocato dal Presidente del Consiglio Vito Gancitano alle ore 15. La seduta prevede 20 punti all'ordine del giorno, tra cui le interrogazioni e le interpellanze, una variante urbanistica, un paio di debiti fuori bilancio, il regolamento per l'istituzione dell'Osservatorio Permanente della Sicurezza Urbana e Legalità, e quello per il regolamento comunale disciplinante la consulta dei migranti e una serie di mozioni. Si è insediata ieri la commissione provinciale per il congresso del Partito Democratico di Trapani, composta dal presidente Giuseppe Voltaggio, Filippo Messina, Marzia Patti, Andrea Rallo e Gianluca Nuccio. La commissione avrà il compito di gestire la fase congressuale che investirà tutti i livelli organizzativi del PD. Questa, per mezzo del presidente, rende noto che i congressi di circolo si dovranno svolgere dal 28 febbraio all'8 marzo, attraverso un calendario concordato con i territori che la stessa si curerà di rendere noto nei prossimi giorni. Ancora ricorda che le candidature alla segreteria provinciale devono pervenire alla commissione entro e non oltre il 28 febbraio alle 18. Su invito dell'amministrazione comunale di Marsala, guidata dal sindaco Di Girolamo, è stato ricevuto questa mattina a Palazzo Municipale il giovane scienziato Guido Zichittella. A lui il vice sindaco Agostino Licari ha tributato parole d'encomio per il brillante e prestigioso percorso scientifico che lo vede attualmente impegnato quale ricercatore all'ET di Zurigo, qui dove ha conseguito la laurea magistrale e il dottorato in ingegneria chimica dopo la triennale al Politecnico di Milano. Zichittella sta svolgendo uno studio sull'utilizzo del gas naturale, quale elemento da cui estrarre le molecole di base comunemente usate dall'industria chimica per la produzione di svariati prodotti. Assieme al vice sindaco Licari, alla consegna della targa Città di Marsala, Guido Zichittella, inserito nella rivista Forbes tra i 30 giovani innovatori d'Europa, erano presenti gli assessori Clara Ruggeri e Rino Passalacqua. E parliamo del carnevale di Petrosino. È stato il carro Sicilia Beggia Terra d'Amuri del gruppo I Mitici ad aggiudicarsi l'edizione 2020 del carnevale di Petrosino. Lo ha decretato ieri sera la giuria presieduta da Rita Lograsso e composta anche da Antonio Mauro, Laura Margiotte e Angelo Barraco durante lo show Carnival che ha chiuso la manifestazione. Gli altri premi: per i migliori effetti meccanici il carro alla deriva del gruppo Attaccaticci, migliori effetti cromatici al carro Sicilia Beggia dell'associazione I Mitici, miglior animazione e coreografia al carro Expatriamo del gruppo Musa, miglior in musica carro Sicilia Beggia associazione I Mitici e il premio della critica al carro La Casa di Carta dei ragazzi di Petrosino. L'edizione 2020 del carnevale si è chiusa con il consueto show carnival, l'esibizione di tutti i gruppi di ballo dei quattro carri, era presente l'intera giunta comunale a partire dal sindaco Giacalone. Una edizione al record con una presenza straordinaria di visitatori ogni giorno della manifestazione e alle serate danzanti del carnevale d'altri tempi al Para Carnival, la cui ultima serata è in programma sabato prossimo. E si è chiuso ieri anche il carnevale a Marsala.
Seconda giornata del Carnevale a Marsala che ha riscosso abbastanza successo, molta la partecipazione dei cittadini lillibetani che hanno accompagnato i carri che sfilavano con tanti bambini, tante ballerine che hanno entusiasmato e allietato il pomeriggio lillibetano. Dunque un'esperienza positiva che si rinnova anche quest'anno con più carri, con più partecipazione, con una maggiore organizzazione. Dunque il Carnevale di Marsala ha scritto una pagina importante della sua recente storia e dunque è un qualcosa di importante anche in proiezione futura, perché il Carnevale di Marsala potrebbe naturalmente diventare un'attrattiva importante negli anni futuri. Da Bianco Market, eccezionale svendita 50%. Pigiama o vestaglia donna in coral Nottingham, 13,45 €. Pigiama donna in caldo cotone K, 13,25 €. Pigiama punto Milano Nazareno Gabrielli, 13,25 €. Pigiama donna in viscosa pesante in fiore, 16,25 €. Pigiama donna punto Milano Marta Marzotto, 14,95 €. Pigiami o vestaglie coral o pile frutta, 9,95 €. Pigiama o camicia da notte donna Mapom, 6,90 €. Pigiama o camicia da notte caldo cotone Chissimo, 11,25 €. Bianco Market, aperti anche il lunedì mattina. Centro editoriale DNT Servizi. Da noi pubblicazione libri, riviste, periodici, inoltre stampe di vario formato. Servizi informativi per studenti, info su concorsi e opportunità di lavoro. Ci trovi a Marsala in via Sibilla 12, telefono 0923 71 95 45. I love it when you call me, signorita. Da Bianco Market, eccezionale svendita 50%. Tuta Gibova uomo felpa calibrata, 19,95 €. Completo lenzuola flanella Irge, singolo 12,25 €. Matrimoniale 17,25 €. Coppia federe flanella 2,45 €. Guanciale frutta 7,45 €. Lupetto bambini bimbissimi 4,90 €. Trapunta matrimoniale Laura Blasi Venere 34,95 €. Trapunta matrimoniale Laura Blasi Sonia Lob, 44,95 €. Leggings donna Crizia, 2,90 €. Bianco Market, aperti anche il lunedì mattina. A Marsala, in via Mazzara 170. E nel nuovo punto vendita di Mazzara del Vallo, in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Ogni martedì alle 21.30 Top Sport, la classica trasmissione della nostra emittente che vi parlerà di calcio ma anche di tantissime discipline sportive attraverso i nostri ospiti in studio, attraverso le nostre continue esterne, attraverso le immagini più belle e significative dello sport della nostra provincia e del calcio in particolare. Tantissime saranno le interviste, tantissimi in retroscena. Dunque ogni martedì alle 21.30 Top Sport. Da Bianco Market, eccezionale svendita 50%. Calze e style, uomo o donna, corte o lunghe, 90 centesimi al paio. Calze da lavoro, 2,95 €. Calze fitness Pierre Cardin, 3 paia, 2,95 €. Giubbotti uomo o donna, Goodyear, Lonsdale, Ocean Pacific, 19,96 €. Tappeto cucina antiscivolo, Opera, a partire da 3,70 €. Tappeto bagno antiscivolo Itaca, 5,53 €. Coprisedie 4 punti, confezione 6 pezzi, 9,95 €. Bianco Market, aperti anche il lunedì mattina. A Marsala, in via Mazzara 170. E nel nuovo punto vendita di Mazzara del Vallo, in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
E chiudiamo con una nota di sport. Si terrà domani pomeriggio alle 16.30 presso il Palazzo Municipale di Marsala un incontro tra l'amministrazione comunale e la dirigenza del Marsala Calcio. Su delega del sindaco Alberto Di Girolamo, l'assessore Andrea Baiata incontrerà il presidente Domenico Cottone e i componenti del direttivo della società per affrontare talune problematiche già all'attenzione dell'amministrazione comunale. E per oggi è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione, naturalmente consultate sempre la nostra pagina Facebook e il nostro sito web per maggiori approfondimenti, grazie a tutti voi e buonasera.